e benvenuti nel mio primissimo video. Allora, era da tantissimo tempo che volevo fare questo video qua, perché ogni giorno in direct su Instagram ricevo tantissime richieste per quanto riguarda l'intervento al seno. Da dove inizio? Iniziamo dal principio. Quindi, prima vi racconterò un po' la mia storia e poi su Instagram ho fatto un box delle domande dove mi avete fatto un sacco di domandine e risponderò appunto voi per chiarire un po' tutti i punti. Sono alta 1,80 abbondanti. Ho sempre avuto questo grandissimo disagio per quanto riguarda il seno, perché io partivo veramente da 1,000. Cioè, non volevo mai andare al mare. Quando andavo a provare i costumi piangevo. Ognuno, diciamo, che ha i propri disagi. Io il seno era qualcosa che mi terrorizzava. Quindi cosa ho fatto? Appena ho compiuto 18 anni, mia mamma mi ha detto: allora basta, non stare così male, si può optare per la chirurgia, curare questi difetti, a rendere più contenta e più felice una persona, quindi perché no? Mia mamma, a quel tempo io ovviamente ero piccolina, quindi diciamo che ha cercato lei un po' di dottori. Il primo intervento ero felicissima, non avevo nessunissima paura né del risultato, né perché dicevo così. L'abbiamo spiegato io cosa volevo ottenere, ovvero un risultato estremamente naturale, perché io odio le cose eccessive. Ho fatto l'intervento, ero la persona più felice del mondo. È andato tutto molto bene, post operatorio. Passano gli anni e diciamo che la forma del mio seno un po' cambia. È come se la protesi si fosse posizionata in direzione diagonale. Non avevo nessun dolore assolutamente, semplicemente avevo una forma diversa. Cosa era successo? La protesi si è girata. Questo può succedere quando mettiamo una protesi anatomica. Se la protesi rotonda si gira, avrà sempre la stessa forma. Se una goccia si gira, ovviamente, man mano che si gira, il seno otterrà sempre una forma diversa. Una cosa che non accade troppo spesso, a me è successo, ho detto vabbè, o me lo tengo così, perché comunque non portava grandi complicazioni, oppure provo magari a sostituire le protesi, anche perché io avevo messo a quel tempo le protesi in poliuretano, se non sbaglio, e quindi diciamo che erano particolarmente dure al tatto, e quindi ho detto vabbè, proviamo, facciamo questo intervento. L'intervento l'ho eseguito l'anno scorso, perché appunto io lavoravo in un centro di chirurgia e medicina estetica, quindi diciamo che mi ero molto appassionata a quel mondo lì, avevo scoperto tantissime cose in più. L'intervento inizialmente sembrava andato benissimo, io ho iniziato subito dopo a lavorare, mi sentivo da Dio, quindi ero super contenta. Cosa è successo? Dopo circa 5 giorni togliamo i cerottini e sembrava come se la ferita non stesse guarendo bene, perché c'era del liquido, del siero che appunto impediva la guarigione. Non mi allarmo subito, passano un po' i giorni, però la ferita stava andando sempre peggio. Non penso assolutamente che fosse colpa del chirurgo, magari è stata anche colpa di una serie di cose prima della quale la sfiga che... Però vabbè, io dico che anche nonostante tutto bisogna sempre trovare il bello anche nel brutto, e quindi andare avanti con le cose sempre col sorriso, perché più sorridiamo più attraiamo cose positive, ve lo giuro che questo è verissimo. Quindi andando avanti con i giorni non stava guarendo. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Inizio a prendere il cortisone. Ho preso il cortisone per un sacco di giorni, mi ero gonfiata tantissimo e la situazione non stava migliorando, anzi il siero che continuava a fuoriuscire si era trasformato anche in pus, sintomo appunto di infezione. Quindi inizio a prendere antibiotici su antibiotici, non ne potevo più. Fino ad arrivare al punto che hanno dovuto fare un mini secondo intervento. Io ero sveglia in anestesia locale, ho sentito un male che a ripensarci giuro. Mi hanno dovuto riaprire, togliere la pelle in eccesso, controllare se si fosse infettata tutta la protesi, perché diciamo che inizialmente erano entrambi le parti, poi più verso la parte destra. Diciamo che gli antibiotici hanno fatto il loro dovere, io ho rischiato di stare con una protesi sì e con una protesi no, e quando l'ho saputo diciamo che la mia faccia è stata... impazzendo, più che altro ero veramente triste, non ce la facevo più, era un periodo lavorativo molto stressante perché lavoravo 13
10 ore di fila al giorno, non mi sono mai fermata nonostante l'intervento, facevo sempre un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ritorno in macchina prima e dopo lavoro, perché non vivevo a Milano ma vivevo a Crema, quindi diciamo che tutte queste cose qua hanno aumentato magari il tutto. In fin dei conti, che cosa ho avuto? Non lo so nemmeno io. Si pensa che è stata una reazione alla protesi, quindi il mio corpo voleva rigettare la protesi, che non so se è totalmente vero, ovviamente, perché nessuno può dirti con certezza cosa può essere successo. Fatto sta che dopo quel mini intervento, il secondo mini intervento, dopo comunque aver continuato a prendere antibiotici su antibiotici e per ben 10 giorni mi hanno messo il drenaggio, perché ovviamente il liquido, il siero continuava a formarsi. Mi hanno spremuto il seno, non avete idea di quanto siero sia uscito, e quindi ho dovuto tenere il drenaggio per ben 10 giorni. Un incubo anche quello, quindi diciamo che il secondo post intervento è stato un po' tanto traumatico, e difatti pensare che adesso magari forse dovrò rimettermi sotto i ferri, la cosa mi tormenta abbastanza. Sembrava essere andato tutto bene, le ferite orribili, perché ovviamente riprendendo e facendo anche il secondo mini intervento sono belle grosse, io di mio non cicatrizzo bene, quindi diciamo che non è andata proprio al top. Le cose poi si complicano, perché se prima mi sentivo comunque bene, non avevo alcun tipo di problema, diciamo che dopo il secondo intervento avevo sempre e ho sempre dolore al seno. Dopo un po' di mesi che il dolore non passava, che inizialmente poteva essere normalissimo dovuto comunque al fatto che mi avevano toccato e ritoccato il seno più volte, purtroppo non mi sembrava più un dolore normale, quindi ho contattato vari medici. Cosa mi hanno detto la maggior parte di loro? Hai una grave contrattura muscolare. Oh, anche lì, volevo morire. Sono andata a fare tutte le visite del caso, in vari ospedali, ecografie, eccetera, eccetera. Fatto sta che il dolore al seno non mi è ancora passato, al tatto è durissimo, quindi penso proprio che sia una contrattura. Volevo specificare una cosa, la mia esperienza è un'esperienza da persona sfigata, perché sono una persona molto sfortunata in alcuni campi, molto fortunata in altri. È una cosa rarissima, quindi se avete il sogno di farvi l'intervento non abbiate paura e fatelo, perché vi cambia letteralmente la vita. Io sono rinata dopo aver fatto l'intervento, e non perché l'ho fatto per qualcuno, perché l'ho fatto per farmi bella agli occhi degli altri, no, l'ho fatto per farmi bella agli occhi miei, per star in pace con me stessa, per sentirmi io. E quindi lo rifarei altre 10.000 volte. Wow, che bello, si era spenta la telecamera, non so più dove sono arrivata. Pensavo fosse molto più facile fare questo video. Penso che ci siano tantissimi chirurghi validi in Italia, ne ho spulciato qualcuno molto molto bravo a cui ho già chiesto informazioni. Penso però che per fare un intervento per la terza volta non è come farlo, diciamo, su un seno vergine, quindi diciamo che penso sia estremamente difficile, anche perché oltre al fatto che mi fa male, ci sono da correggere anche varie cose, per esempio la posizione dei capezzoli, varie cose, però vabbè, in primis voglio stare bene, non voglio che quando mi metto sul fianco non voglio sentire dolore, non voglio quando dormo non riuscire a poter dormire a pancia in giù, non voglio che quando mi abbraccia Dan o qualcuno, il mio ragazzo o qualcun altro, ho sempre quell'ansia e quel dolore che quando mi stringono troppo. Quindi pensavo appunto di rivolgermi a un chirurgo che seguo ogni giorno, che mi piace tantissimo, della Turchia. Voi se sapete, se conoscete qualche chirurgo bravo anche in Turchia, perché secondo me per quanto riguarda la chirurgia sono top, oltre al fatto che costa molto meno che in Italia, però appunto non guardate mai il prezzo quando andate nella scelta di un chirurgo, guardate tantissime cose, come il fatto non andate perché è vicino nella vostra città, no. Ora direi che è arrivato il momento di rispondere a qualche domandina.
sotto ghiandola o sotto muscolo. Io l'ho fatto sotto muscolare perché ovviamente non avevo, non partivo da una zero, quindi se metti una protesi sotto la ghiandola praticamente veniva una cosa estremamente artificiale. Come mai ti dovrai operare per la terza volta? Più o meno l'ho spiegato, diciamo quindi che attualmente al 99% ho una contrattura capsulare al seno che mi provoca del dolore e del danno continuo in tutta la giornata, come per esempio mettermi sul fianco, dormire a pancia in giù, ma anche semplicemente fare alcuni determinati esercizi, allenare la parte superiore del corpo, le braccia, mi dà danno e quindi purtroppo al 99% dovrò farlo. Domanda stupida forse, ma non sei stufa dopo due operazioni? Io al posto tuo avrei rinunciato. Assolutamente sì, sono non stufa di più, però cosa posso farci? Ora sapete perché dovrei farlo per la terza volta, perché appunto io se lo farò è perché devo farlo, non perché voglio farlo. A che età hai fatto l'intervento e com'è stato il post-operatorio? Allora, la prima volta avevo appunto 18-19 anni, il post-operatorio è stato tranquillissimo, avevo semplicemente dolore quando per esempio ero sdraiata, dovevo alzare il busto, principalmente il dolore è stato solamente la prima sera, ma perché io reagisco malissimo alla morfina e quindi mi viene da nausea e vomito. Quindi semplicemente quello, per il resto tutto superabilissimo. Ho fatto l'intervento al crociato, al menisco collaterale che mi sono rotta il ginocchio, è stato mille volte più traumatico. Invece per quanto riguarda il secondo intervento, l'ho fatto l'anno scorso a maggio, quindi quando avevo 25 anni, e dolore 0 di 0 di 0, lì proprio... perché la seconda volta c'è già la tasca e quindi non senti praticamente dolore. Hai labbra e naso perfetto, che cosa hai fatto? Mi puoi consigliare? A gennaio dovrei fare il filler, ti ringrazio, sei stupenda. Allora, la naso non ho mai ritoccato niente, chirurgia ho fatto solamente il seno, non rifarei mai nulla. Per quanto riguarda le labbra, sto andando dalla dottoressa che vi taggo sempre su Instagram, che appunto è diventata un'amica super super speciale, semplicemente mi ha ritoccato un po' l'arco di Cupido, però partivo già dalle labbra abbastanza carnose, sono diciamo fortunata, per il resto nient'altro. Il risultato del nuovo seno, esempio taglia, ti ha soddisfatto? Assolutamente sì, perché io ho dovuto aumentare un pochino la taglia perché ovviamente la tasca già c'era, quindi se già la protesi la prima volta ruotava, quindi vuol dire che dovevo mettere una protesi leggermente più grande. La prima volta avevo messo una 275, nel secondo intervento ho messo una 350, che ragazze per ora ho sul push up, è vero, però per la mi conoscete, mi segue su Instagram, non è assolutamente qualcosa di eccessivo, anzi il chirurgo mi ha detto quando me l'ha fatta, anche se ti mettevo 400-450 su di te sta bene perché sei altissima. L'aspetto era quello che desideravi, ti sei mai pentita? Sono 8 anni che lo sogno. Devi farlo, perché se sono 8 anni che lo sogno ed è qualcosa che estremamente vuoi e sei convinta, devi farlo. Non avere paura del dolore, non avere paura di sentirti giudicata, perché la gente giudicherà sempre. Quindi fallo per te, se lo sogni, affidati però a qualcuno di veramente competente. Hai perso sensibilità ai capezzoli? Allora, diciamo che non totalmente, anche perché io ho fatto appunto il taglio qua sotto e non dal capezzolo, però no, la sensibilità non l'ho persa. Che protesi consigli di utilizzare e come sono i prezzi? Allora, per quanto riguarda le protesi, ragazze, fatevi consigliare dal chirurgo perché lui ne saprà mille volte più di voi. Anche io che pensavo di saperne, dato che ero un anno che lavoravo nel campo della chirurgia, alla fine non ne sapevo perché lui mi ha detto non sono troppo grandi per te, 350 vanno benissimo, io avevo una paura folle e alla fine praticamente sono poco più di quelle che avevo prima. Come sono i prezzi? I prezzi variano veramente da chirurgo a chirurgo. Diciamo che principalmente in Italia vanno circa sugli 8.000 circa, perché dopo vai da quello che magari costa 7.000, da quello che ti costa 10-12.000. Una cosa, non pensate che da quello che costi 12.000 uscite con un seno meraviglioso, perché no. Guardate i lavori che piacciono di più a voi, ovviamente fate la scelta giusta. Come mai hai avuto così tanti problemi con le tue protesi? Purtroppo non lo so nemmeno io. Dicono che è stato un rigetto alla protesi, però nessuno lo sa in fondo, cioè nessuno lo sa dall'intervento. Per quanto tempo devo rimanere senza poter muovere braccia e caricare?
Allora, io ho fatto l'errore nel secondo intervento di mettermi a lavorare subito, di sforzarmi più del dovuto. Mi raccomando, ragazze, dopo aver fatto l'intervento, mettetevi a riposo, qualcuno che vi aiuti anche nel secondo intervento, anche se non avete dolore, perché può causare dei danni appunto nel post-operatorio. Ma fa male, per quanto dura il dolore? Come ho già detto, no, io ho una soglia del dolore abbastanza alta, però è una cosa sopportabilissima, ragazze. Io la prima volta pensavo facesse molto più male e per quello sono stata molto molto felice, però se lo volete fare supererete sicuramente il dolore. Ciao Sara, hai mai ricevuto critiche? Allora, diciamo che io non questa cosa qua non volevo mai dirla, non l'ho detto neanche alle mie amiche, ma perché non l'ho detta? Perché avevo paura dell'opinione e del giudizio altrui. Quando ho deciso di dirla, quando ho fatto il secondo intervento, quando sono entrata in quel mondo, quando ho capito che non c'era niente di male, che non stavo facendo del male a nessuno e che la gente comunque continuerà a parlare, a criticare anche se non le facevi, perché se non ce le hai ti dicono sei piatta, fai ridere, se ce le hai ti dicono ah, sono finte. Quindi fatelo, non ascoltate il giudizio altrui. Però devo dire una cosa, sono stata veramente fortunata perché nessuna, quando l'ho detto, mi ha criticato, mi avete capito, mi avete sostenuto tantissimo. Ho ricevuto dei messaggi veramente super super belli che non mi sarei mai mai aspettata, quindi non hai paura dei giudizi delle altre persone. Come ho detto, la gente criticherà sempre, sia prima che dopo. Non è sicuramente la chirurgia che fa del male agli altri e quindi fatelo, non abbiate paura. Cosa pensi della chirurgia in generale? Penso che la chirurgia sia un modo estremamente bello e soddisfacente per risolvere i piccoli difetti, i difetti, i grandi difetti e i grandi disagi che abbiamo. Penso che chi ha l'orecchia sventola abbia tutto il diritto di farsi mettere a posto. Penso che chi abbia un naso esagerato abbia tutto il diritto di farsi un nasino più piccolo in armonia col proprio volto. Penso che chi nasca piatto senza seno abbia tutto il diritto di avere, seppure artificialmente con i metodi che ci sono, un seno adatto al proprio corpo. Penso che chi esagera non giudico assolutamente, perché ognuno è libero di fare ciò che piace, però diciamo che non mi fa impazzire, ecco, non è quello che farei io. Che marca di protesi consigli di utilizzare? Anche qua, ragazze, fatemi consigliare assolutamente dal chirurgo. Io ho messo Polytech, conosco anche le Motiva Elementor che sono estremamente buone, però appunto ce ne sono tante, fatemi consigliare dal chirurgo. A quanti anni hai pensato di rifare il seno? Allora, anche se era un mio grandissimo disagio, non ho mai pensato di rifarlo, nel senso, non ho mai detto sì, ok, appena avrò 18-19 anni lo farò sicuramente. È una cosa che è venuta, diciamo, col tempo. Ho pensato, ma perché devo continuare a stare così male quando posso farlo? E quindi, dopo 2 anni praticamente, l'ho fatto con l'aiuto di mia mamma, perché è sempre stato anche un suo grande disagio che anche lei non aveva seno. Non l'ha fatto lei, mi ha detto voglio che tu lo faccia, e quindi l'abbiamo fatto. L'ho fatto. Da che taglia partivi? Allora, come vi ho detto, partivo da un 0000, dopo il primo intervento avevo una seconda, ora praticamente una terza. Però, ripeto, magari ora il push-up si vede molto di più, però chi mi conosce su Instagram non è così grande. Eri bella prima, rimani bella ora. Grazie, grazie veramente perché come vi ho detto mi avete riempito di complimenti che non mi aspettavo. Mi aspettavo un sacco di critiche, invece erano tutte nella mia testa, che mi facevo 3.000 problemi per niente. Ti sei mai pentita? Assolutamente no, sono super contenta. La consigli? Assolutamente sì. Ok, ragazze, stavo continuando a scorrere un po' delle domandine, però direi che più o meno ho risposto, diciamo, non a tutto, però diciamo le cose un po' più importanti, interessanti. Volevo ringraziarvi per se avete visto il video fino a questo punto, quindi fino alla fine. Volevo ritornare a ringraziarvi per tutti i messaggi belli che ogni giorno mi mandate. Se vi è piaciuto questo video mettete un cuoricino, un mi piace e mettete un commento qua sotto se avete appunto consigli di vari chirurgi, se avete ulteriori domande io vi risponderò molto volentieri e se volete che continui a fare video su YouTube perché ho tante idee in mente e poi sono logorroica che devo parlare. Quindi hola, ci vediamo forse al prossimo video.